Ciao, sono Anna, sono una fisioterapista esperta in problematiche di pavimento pelvico. Hai appena partorito? Ti è capitato per caso di avere piccole perdite di urina o dolore durante i rapporti? O per esempio ti è stata applicata un'episiotomia o un cesareo? Seguimi in questo video perché ti chiarirò i concetti, delle problematiche postparto e perché utilizzare Indiba. Che cos'è Indiba? Indiba è una delle tecnologie più utilizzate in fisioterapia. Parliamo di TECAR, comunemente nota. Parliamo di trasferimento elettrico, capacitivo e resistivo. Lavoriamo con un'altra frequenza che ci permette di ottenere determinati risultati biologici. Abbiamo due tipi di elettrodi attivi, cioè che lavorano sul mio tessuto. Un elettrodo capacitivo, come lo vediamo schematizzato qui nelle slide, che mi permette di lavorare meglio sui tessuti superficiali. Invece, il secondo elettrodo attivo, quindi l'elettrodo che mi lavora, è l'elettrodo resistivo, che mi permette di lavorare invece più profondamente nel tessuto e lavorare i tessuti più resistenti, quindi per esempio il tessuto osseo, l'articolare, il legamentoso e così via, e anche il tessuto per esempio tendineo. In ambito di pavimento pelvico abbiamo un elettrodo resistivo particolare che si chiama longitudinale. È un elettrodo che mi permette di lavorare nella zona intracavitaria, nella zona vaginale, senza arrecarti fastidio, senza aver dolore, ma mi permette di essere più specifico sugli organi di nostro interesse. Quali sono i parametri di applicazione? Valeria, potresti passarmi per favore il manichino? Ti ringrazio. Grazie. Allora, praticamente noi abbiamo una placca di ritorno neutra che andiamo a posizionare sulla zona chiamata lombosacrale, quindi orientativamente in questa regione qui. Quindi avremo i nostri elettrodi. Il nostro elettrodo capacitivo, che è un elettrodo rivestito di un materiale plastico, è l'elettrodo più scuro, che mi lavora meglio sul tessuto superficiale. E invece un elettrodo resistivo che mi lavora più profondamente nelle strutture di mio interesse. È molto interessante nel pavimento pelvico perché abbiamo delle strutture d'organo che sono molto profonde. Quindi orientativamente la mia geometria, diciamo, di lavoro sarà tra la mia zona di interesse, che è la zona ovviamente perianale, perivaginale, è la mia placca di ritorno, quindi prenderò tutti i tessuti interposti. Quindi inizialmente andrò a lavorare sul tessuto superficiale col mio elettrodo capacitivo, successivamente posso lavorare con il mio elettrodo resistivo applicando eventualmente delle manualità. Movimento, velocità e pressione dipendono da quello che sarà l'obiettivo del tuo terapista. Se ovviamente stiamo lavorando su patologie più acute, magari la manualità sarà più superficiale. Se invece stiamo parlando di patologie un po' più croniche, la manualità sarà un po' più, diciamo, profonda e quindi penetrerà più nel tessuto senza mai arrecarti fastidio. In ambito di pavimento pelvico, il tempo di trattamento orientativo è già efficace, orientativamente di 20 minuti. Quindi già in 20 minuti tu avrai efficacia di trattamento. Cosa possiamo trattare? Quindi siamo sicuramente, se stai seguendo questo video, probabilmente hai appena partorito. Possiamo trattare la tua episiotomia, la tua cicatrice da cesareo, il tuo dolore durante i rapporti, incontinenza da stress. Che cos'è l'episiotomia? L'episiotomia è quel taglietto, parliamo di tomia, quindi quel taglietto che viene eseguito dal chirurgo solitamente nella sede, diciamo, laterale. E perché te lo esegue il chirurgo? Perché vuole facilitare il parto ed evitare che ci siano lacerazioni, quindi rotture della muscolatura perineale a più strati, e per evitare che tu abbia problematiche di incontinenza urinaria e fecale. Tuttavia è sempre un taglietto, una cicatrice. Quindi quello che noi possiamo fare in acuto per te con Indiba è velocizzare la cicatrizzazione di questa struttura. Cosa significa? La vado a velocizzare il tempo di guarigione e soprattutto sin dalla prima seduta vado a ridurre il dolore che tu percepisci data l'infiammazione. Cosa vado a fare invece in una cicatrice episiotomica tardiva?
sicuramente si può presentare retratta. È un tessuto che non si muove bene, molto spesso dà dolore, perché è necessario in tutto il nostro organismo che il corpo si muova affinché il tessuto si sposti e assecondi i nostri movimenti. Se la cicatrice episiotomica è aderente, molto probabilmente tu potrai sentire dolore durante i rapporti o magari durante la defecazione o sentirai fastidi perianali. Il mio trattamento in DIVA andrà ad elasticizzare questo tessuto e a riportare la tua vagina, il tuo tessuto perineale nella condizione normale, quindi ridurrà il tuo dolore. Che cos'è invece la laparotomia? La laparotomia è comunemente conosciuta come il taglio cesareo, è il taglio che viene eseguito nella regione basso-addominale dal chirurgo. Anche qui parliamo di una cicatrice. Possiamo lavorare sulla cicatrice in fase acuta, quindi per cicatrizzarla, ma non solo per cicatrizzarla, ma per evitare che tardivamente ti possa dare problematiche, per esempio di mal di schiena. Oppure possiamo trattarla tardivamente, quindi se noi abbiamo una cicatrice che si presenta per esempio ispessita, rigida, aderente, andiamo ad elasticizzarla e riportare il tessuto alla sua condizione iniziale. Dolore durante i rapporti. Purtroppo, nonostante comunque il parto sia un evento, un bellissimo evento fisiologico, ovviamente il passaggio del feto attraverso la muscolatura perineale determina ovviamente dei danni. Quindi andremo incontro molto spesso a delle piccole, diciamo, lesioni muscolari. Questo, non ben trattato inizialmente, può portare dei processi di adesione, di contrattura muscolare e quindi questo determina dei dolori durante il rapporto. Parliamo di dispareunia, dolore alla penetrazione. Cosa faccio io con Indiva? In fase acuta di dolore acuto vado a ridurti l'infiammazione, a ridurti il dolore. In fase invece cronica vado a lavorare sulla tua muscolatura, riduco il tono della tua muscolatura contratta che si sta contraendo per il dolore e vado a ridare elasticità ai tessuti che si sono lesi e cicatrizzati in maniera scorretta. Incontinenza. L'incontinenza è un argomento di grosso interesse post-parto, perché molto spesso purtroppo il parto diventa un evento che a tempo zero mi predispone ad avere una problematica di incontinenza. Perché il parto mi predispone all'incontinenza? Perché nel parto abbiamo. Valeria, potresti passarmi per favore la colonna? Abbiamo sicuramente una modificazione posturale. Che cosa significa? In seguito, ovviamente, alla presenza del bambino, andiamo ad avere delle modificazioni posturali. Che cosa succede? Ho una, chiamo, iperlordosi della zona lombare, seguita da un'antiversione del bacino, cioè il bacino si sposta anteriormente. Se lo vediamo meglio lateralmente, per favore, puoi inquadrarmi lateralmente. Il bacino fa questo qui, quindi aumenta la lordosi della lombare e il bacino va anteriormente. Cosa significa questo in termini pratici? Che il mio perineo, che è questa zona qui, la mia zona, diciamo, il mio pavimento del bacino, ha una linea di forza importante che è un cordone che si sviluppa da questo ossicino qui a questo ossicino qui. Quindi normalmente la mia forza di carico va a gravare su questa zona qui. Tuttavia, se io ho un'antiversione, come vi ho detto nella gravidanza, la mia linea di forza si anteriorizza e quindi va a scaricare non più sul mio cordone, ma anteriormente, dove io ho un buco, la mia vagina, e anche ho la mia vescica. Quindi la mia forza di carico si andrà a scaricare costantemente sulla vescica e sulla vagina, che è un buco. Quindi questo ovviamente ci predispone a un'incontinenza. Inoltre, purtroppo, il parto può determinare delle lesioni della mia muscolatura e sicuramente determina dei cambiamenti nella struttura di rete passiva, che chiamiamo tessuto connettivo, della zona perineale, lo indebolisce. Si indeboliscono i muscoli e si indebolisce anche questa struttura, questa rete di contenzione passiva. Cosa andiamo a fare con Indiva? Con Indiva andiamo a riportare il tuo tessuto, quindi la tua muscolatura, ma anche la tua rete di contenzione passiva, nel tuo stato di condizione fisiologica di benessere. Quindi rinforziamo la muscolatura, ridiamo tono alla contenzione passiva ed andiamo a lavorare sui tuoi muscoli paravertebrali, perché probabilmente, sicuramente in questa condizione tu avrai anche una lombalgia, per riportare il bacino in sede e far sì che
le forze si scaricano nuovamente sul cordone fibroso, che è il centro fibroso del perineo. Quali sono le controindicazioni della tecnologia? Le controindicazioni della tecnologia sono, diciamo, le più comuni in fisioterapia, sono minori rispetto alle altre tecnologie che noi utilizziamo in ambito uroginecologico. Ovviamente la gravidanza come attenzione d'uso, il pacemaker, perché stiamo comunque parlando di un circuito elettrico, processi infettivi attivi, e come attenzione d'uso i disturbi di sensibilità. Disturbi di sensibilità, però, va detto che è il tuo fisioterapista che deve fare attenzione, perché è possibile trattare, ma eseguendo, diciamo, delle determinate precauzioni. Quindi, che cosa abbiamo detto? Sicuramente in ambito post-parto andiamo a lavorare sulla tua cicatrice episiotomica, quindi sulla tua lesione, sul tuo taglietto chirurgico, sia sulla tua laparotomia, quindi taglio cesareo, sia a tempo zero, quindi per cicatrizzare e ridurre il dolore, sia successivamente, perché la cicatrice può essere aderente, quindi la andiamo a elasticizzare, e può darti per esempio problematiche di dolore durante i rapporti sessuali o lombalgie. Ma possiamo anche lavorare sul dolore sessuale a sé stante o lavorare sulle problematiche di incontinenza che sono molto comuni al postparto. Spero di aver chiarito con questo video i tuoi dubbi e averti spiegato meglio cosa possiamo fare per te nel postparto. Continua a seguirci sul canale Indiva Active.